nessuno si muova! Questa è una rapina! Mi dia la sua borsa, signora! Ma cosa? Come? Taglia! Come possiamo fare un film su poliziotti e criminali se Barbie non ha neanche una borsa? Giusto, non ci abbiamo pensato. Vediamo di cambiare un po' il copione. La forma di queste graffette mi ricorda quella di alcune borse. Rimuoviamo con cura questi pezzi e aggiungiamo un bel tessuto. Nessuno saprà che in realtà è un fermaglio. Ora lo fissiamo ai lati e... voilà! Una bellissima borsa elegante. Possiamo cominciare, direi. Ora ascolta, prendo la tua borsa e scappo. Siu, manicure! Cosa c'è che non va nella mia manicure? Ma non la tua, guarda le unghie di Barbie. Non posso lavorare così. Lavoro come un pazzo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e nessuno mi dà mai credito per il mio impegno. Basta, io me ne vado. Mi riposerò un po' e poi me ne andrò. Barbie, siediti qui. Sembra che il nostro direttore si stia arrabbiando. La più grande esperta di manicure è pronta a creare. Eliminiamo la lunghezza in eccesso e diamo alle unghie una bella forma. Ecco il colore del nostro direttore slime, ti dona moltissimo. Ora si ragiona, prendete tutti posizione, luci, telecamera, azione! Tu, fermati lì, dammi la tua borsa e i tuoi soldi! Le lezioni di autodifesa non erano nel copione! Amici, oggi faremo tanti bei lavoretti con le bambole, restate con noi! Barbie sta aspettando il suo giornale del mattino. Ultime notizie fresche di stampa! Queste scarpe sono state una pessima scelta, mi spiace, non facciamo consegne a mano. Però per qualche spicciolo in più la posso aiutare. Ho un'idea migliore. Facciamole degli stivali di gomma, ci servirà un normale palloncino e un po' di colla a caldo. Un sacco di colla a caldo, in realtà. Un tacco corto ed elegante è perfetto anche per gli stivali in gomma. Aggiungiamo un po' di colore e qualche brillantino, naturalmente. Che idea geniale! Ed ecco un paio di stivali super colorati alla moda. Ora è il momento di metterli alla prova nella vita reale. La nostra Barbie non ha più paura delle pozzanghere e dello sporco. Ma il giornale è tutto rovinato, come farà a leggere l'oroscopo? Vieni a conoscere il tuo futuro qui, mia cara, la previsione si avvererà, te lo garantisco. E strofinami la pancia e ti dirò subito il tuo futuro. Vedo che non ti interessa molto, eh? Adesso sì che si ragiona, cominciamo! Capisco, capisco, ti bagnerai sotto la pioggia. Ho detto ti bagnerai sotto la pioggia, vedi? Quella previsione si è avverata, ma tranquilla, Barbie. Anch'io so predire la fortuna. Ti garantisco che avrai un ombrello nuovo e sarà coloratissimo. Aggiungiamo un manico robusto e anche sotto la pioggia Barbie avrà con sé un po' di arcobaleno. Credo che sia venuto molto bene. Dateci un pollice in su se vi piace. Non male, non male, tutto grazie al mio talento di veggente. O grazie ai tuoi trucchi con l'irrigatore. Ragazzi, non andate da nessuna parte, prevedo un sacco di divertimento! Attenzione, cari amanti dell'estate, presto cominceremo il nostro concorso di costumi da bagno. Il vincitore si aggiudica un fantastico premio, forza, avvicinatevi! Povera Barbie, vorresti partecipare ma hai dimenticato il bikini? Possiamo rimediare. Realizziamo un elegante e coloratissimo costume a due pezzi usando un palloncino. Bastano un paio di tagli netti e gli slip sono pronti. Facile, vero? Anche la seconda parte del palloncino sarà utile. Lasciate che la tagli un po' e il pezzo è pronto. Ora la parte inferiore si abbina perfettamente a quella superiore. Ottimo, vero? Wow! E la vincitrice è... hai una mente molto creativa, ragazza, vieni qui e prendi il tuo premio. E questo che cos'è? Un nuovo passo di danza? Così va meglio. Ti aiuto io. So già cosa fare, guarda qui. Prendiamo una cannuccia di plastica e in un paio di secondi le infradito sono pronte. Proviamo a indossarle. Ah sì, perfette. Ora vai a prendere il tuo premio, ragazza.
ragazza ovviamente parlavo della barca. Ehi, tu con la macchina fotografica fai una foto. Barbie, spostati a... Avevo dimenticato che la sabbia scottava, aiuto! Ed è così che si naviga, ora mostrami chi hai imparato, rallenta! No, no! Il nostro yacht si è schiantato, ma fortunatamente a bordo c'era un pop tube. Questo rosa acceso sembra davvero quello di un fenicottero, vero? Ha solo bisogno di un paio di dettagli per essere ancora più bello. Incolliamo tutto insieme. E abbiamo un galleggiante molto carino, Barbie, divertiti! E gli slime sono grandi nuotatori, eh? Un'onda! Oh! Oh, la mia fetta Barbie, stai bene? Siamo su un'isola deserta? Non così deserta, guarda quel mucchio di rifiuti! Non ti preoccupare, chiamerò la guardia costiera. E di cosa? Aspettiamo che passi qualcuno. Ma possiamo farlo comodamente, giusto? Seguimi, Barbie. Prendiamo una cannuccia di plastica e aggiungiamone altre. La colla a caldo ci aiuterà a fissare il tutto. Queste cannucce sono ottime per questo tipo di lavoro, ragazzi. Per rendere stabile il tutto, aggiungeremo un paio di gambe e di braccioli. E la poltrona è pronta. In questo modo Barbie potrà vedere gli addetti al salvataggio in arrivo e allo stesso tempo abbronzarsi. Sento qualcosa, è la guardia costiera, devono essere i giornalisti. E se facessero delle foto? Allora come sto? Oh Sam, Barbie è accecata dal sole a causa del tuo specchio. Realizziamole un paio di occhiali da sole. Abbiamo bisogno di un bicchiere di plastica e un pennarello. Ritagliamo la forma degli occhiali e il gioco è fatto. Ci mettiamo anche un po' di brillantini. Barbie conferma, sono i bagnini. Ah, vedi Bidaba, finalmente qualcuno salverà Barbie e Sam. Ehi, siamo qui, proprio qui, aiuto! Forza, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Salvami per primo! Dopo un rocambolesco salvataggio, i nostri eroi organizzarono una festa. Qual è la differenza tra uno slime e una lumaca? Se uno slime si mette un guscio, viene risucchiato! Quella gente non ha senso dell'umorismo, nemmeno quello delle bambole! Eccone un'altra! Aspetta, ma che succede? Dad, fermatemi! Gli ospiti sono davvero annoiati, ci serve un po' di musica. Ed è meglio che sia ad alto volume, eh? Una semplice scatola di cereali può essere trasformata in una posizione per DJ! Dobbiamo solo aggiungere alcuni dettagli. Prendiamo il fondo da una lattina. Servirà da membrana per il diffusore. Qui metteremo un anello fosforescente. Poi ci servirà un pulsante. Sembra già molto bello, vero? Ma non abbiamo finito. Alcune luci colorate lo renderanno più realistico. Barbie è una DJ di alta classe, ragazzi. Ma non riesce a trovare gli auricolari. Oh no, come possiamo fare adesso? Sono il più grande mago di tutti i tempi, Sam il Magnifico! Questa sedia si trasformerà in una carrozza, abracadabra! Ed è qualcosa andato storto, non arrabbiarti, non era mia intenzione! Sammy, sembra che oggi la tua magia sia un po' fuori fase. Barbie non riesce a trasformare quel poppit nella sua sedia, ma possiamo usarlo per realizzare delle nuove cuffie. Prima un po' di brillantini, poi della colla a caldo colorata e... attenti ragazzi! Ok! Anche l'anello di una bottiglia di plastica sarà utile. Bene, DJ Barbie, è il tuo momento! Finalmente questa festa sta decollando! Se le cose vanno male, mettete un po' di musica! Ma mi piace quando è ancora più forte, alziamo il volume!